È molto più di un evento gastronomico, si tratta in realtà di un'esperienza culturale, sociale, soprattutto un'occasione di incontro e condivisione. È la cena grande, appuntamento che celebra l'apertura del calendario degli eventi della giostra della Quintana di giugno a Foligno. Più di 800 commensali che hanno gustato i piatti degli chef dei Rioni nello scenario della corte di Palazzo Trinci. Senti le istituzioni regionali, dal presidente della regione alla sindaco di Foligno, con la madrina della giostra della Quintana, Federica Moro. Durante la serata è stato estratto l'ordine di partenza delle prove ufficiali di domenica 2 giugno. La Mora contro Stanga, Badia, Giotti, Morlupo, Pugilli, Cassero, Ammanniti, Croce Bianca e Spada, con la presentazione del palio di giostra realizzato dal giovane ma già affermato artista Dario Miguel Mirabeia, con la collaborazione tecnica del sarto e quintanaro doc Massimo Fior di Ponti, che andrà al cavaliere vincitore della giostra del prossimo 15 giugno. Il drappo è costituito da una preziosa stoffa bianca di sfondo, su cui galleggiano punti e ricami dorati luccicanti, mentre campeggiano i tre cerchi simbolo dell'attenzione, applicati in pelle nera, a formare una piramide rovesciata, un otto in movimento. Il prossimo appuntamento con la giostra della Quintana è giovedì 30 maggio alle 18. È prevista la presentazione di qui, la rivista della Quintana, presso il Quintana Point, allestito negli spazi dell'ex teatro Piermarini in corso Cavour, e dalle 20 ci sarà l'apertura delle taverne rionali. È stata un'esperienza emozionante, perché quando Pierluigi Metelli mi ha detto di collaborare con Diego, per me è stata una cosa emozionante, perché dopo 54 anni di Quintana è la prima volta che ho realizzato un palio, e devo dire che la mia soddisfazione più grande è stato riuscire a mettere in pratica quello che era il pensiero di Diego, perché il problema più grande era quello, cioè lui ha realizzato il bozzetto, ha avuto le sue idee e io l'ho dovuto mettere in pratica. E io ho intercettato idee che mi incuriosivano in un certo senso, e le ho affidate a un artigiano, Massimo, che mi ha diciamo aiutato a tradurle diciamo in quello che diciamo sono un aspetto grafico, perciò diciamo i tre cerchi diciamo che avevano colpito molto il mio interesse.